Posso dire? Vai. Finalmente è venerdì. <ride> non sarebbe venerdì se non dicessi questa frase. <ride> è una tradizione, è un una rito tradizione. scaramantico perché la puntata vada bene. <ride> Poi Finalmente. puntualmente va male, va no? Va male, oddio, Cioè, nel senso ci impegniamo. Cioè il, come dire, il tranello, c'è sempre l'incognita. La, sì, 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 la X, X, la, X la X di giornata, e eh, allora buongiorno a tutti, bentrovati. 8 e 18, siamo in diretta, cari amici. Just today, come sempre, fino alle 10, e vogliamo ricordare in apertura. Abbiamo già fatto un piccolo sommario di quelli che saranno i contenuti di questa puntata. Vogliamo ricordare il nostro numero di telefono. Whatsapp 331 737 8033 per inviarci i vostri contributi. Uh, video foto dal luogo da cui ci state seguendo. Questa mattina Paola vogliamo cominciare con tre foto um, che uh, vogliono essere un po' il riassunto di una uh, quattro giorni che i Vescovi di Puglia hanno vissuto a Roma perché uh, lunedì scorso è cominciata la cosiddetta visita ad Limina Apostolorum, cioè la visita dei Vescovi alle tombe degli Apostoli uh, Pietro e Paolo. E ieri c'è stato l'incontro Proprio con eh, Papa Francesco. Tutti i vescovi di Puglia, incluso anche Monsignor Franco eh, Moscone, padre Franco Moscone, arcivescovo di eh, Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, hanno incontrato eh, Papa Francesco per eh, descrivere eh, quello che è lo stato di salute eh, della diocesi, delle diocesi di Puglia in questo caso, attraverso una relazione che viene presentata di 5 anni in cinque anni al Papa. È un atto ecco, eh, obbligatorio per i eh, vescovi che sono tenuti ad informare appunto Papa Francesco dell'andamento della diocesi e ieri c'è stato questo appuntamento che ha visto eh, riuniti tra eh, volti nuovi e volti vecchi e chi magari è un po' più appassionato mm. di cronaca ecclesiale eh, noterà eh, le facce nuove rispetto a quelle che c'erano so, qualche anno fa e dunque eh, ieri si è concluso questo appuntamento tra l'altro poi il presidente della conferenza episcopale eh, pugliese Monsignor Satriano che è anche arcivescovo di eh, Bari Bitonto ha voluto eh, un po' descrivere quelle che eh, sono state le sensazioni dall'incontro con Papa eh, Francesco ha detto in una dichiarazione a Vatican News eh, è emerso il profumo del Vangelo e Papa Francesco ha esortato i Vescovi di Puglia a proseguire nel cammino di evangelizzazione che evidentemente deve andare avanti nonostante le tante difficoltà che ci sono eh, nel mondo di oggi, accelerato in modo vertiginoso, questa è un'espressione appunto di Monsignor Satriano. Ci piaceva aprire con, questo, eh, con questa notizia molto bella, molto eh, interessante, che ha visto coinvolti anche noi. Potremmo dire, indirettamente. Certo. Certamente, poi a proposito dell'Arcidiocesi di Bari, il lunedì parleremo di un interessante festival promosso appunto proprio eh, dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, che è il Festival dell'Exultet. Mm -hmm. Ne parleremo eh, lunedì perché stiamo già. Preparando come dire, i contributi per le prossime settimane. Allora, detto questo,: 331-737-8033 il numero per i vostri WhatsApp, foto, album di famiglia, foto storiche in bianco e nero, semplicemente un posto, una località, un monumento, una chiesa che vi stanno particolarmente a cuore, inviateceli così potremo condividerli con i nostri telespettatori. E adesso andiamo ad ascoltare il santo del giorno con Fra Italo. Pace e bene a tutti e bentornati. Oggi, 19 aprile, ricordiamo San Leone IX Papa. Ascoltiamo la sua vita. Brunone di Dagsburg nasce in Alsazia nel 1002. Discendeva da grandi vassalli. Fin da piccolo frequentò scuole praticate da allievi appartenenti alla nobiltà. A 18 anni divenne canonico di Saint-Étienne e a 22 diacono. Il 9 settembre del 1026 venne consacrato vescovo di Toul dall'imperatore Corrado II e il suo episcopato durerà 25 anni. Diede un forte impulso alla vita monastica Riformando, approvando e incoraggiando la fondazione di monasteri in varie località della diocesi. Fu consigliere degli imperatori Corrado II ed Enrico III. Alla morte di Papa Damaso II, l'imperatore Enrico III lo volle al soglio pontificio, che accettò con la condizione che il clero e il popolo romano approvassero la sua elezione. Trasformando così questa elezione arbitraria in una elezione quasi regolare. Dopo aver celebrato il Natale a Toul, andò a Roma in abito da pellegrino e a piedi nudi. Accolto nella città, fu intronizzato il 12 febbraio 1049 prendendo il nome di Leone IX, aveva 47 anni. Dopo due mesi, senza consultare l'imperatore, convocò un sinodo a Roma e fu intransigente con i vescovi che aderivano all'eresia simoniaca sostituendone parecchi intraprese numerosi viaggi per tenere concili, sinodi e assemblee le cui decisioni avevano un'importanza maggiore rispetto a quelle di Roma scomunicò Michele Cerulario che creò lo scisma della Chiesa greca nel maggio del 1053 affrontò come sovrano di Benevento, città concessagli dall'imperatore, affrontò in uno scontro militare i Normanni. Fu fatto prigioniero a Benevento per oltre otto mesi. Liberato, ma ormai malato e moribondo, giunse a Roma e il 19 aprile del 1054, dopo cinque anni di pontificato, morì in una casa vicino San Pietro. Oggi il suo corpo si trova all'interno della basilica. Nel 1762 la città di Benevento lo elesse suo patrono. Questo Papa è interessante perché nella sua vita, questo è quello che voglio sottolineare, è stato addirittura consigliere di due imperatori. Abbiamo Corrado II ed Enrico III. Perché lo sottolineo? Perché è bellissimo pensare che un uomo di Dio sia a servizio di due politici, chiamiamoli così, molto, molto potenti e che al loro fianco a dover gestire situazioni complicate, per il bene del regno e per il bene del popolo, soprattutto ci siano delle persone ispirate da Dio che possano dare consigli giusti, consigli di pace, consigli di carità, consigli di, di misericordia e placare così magari l'insinuarsi di cattiverie e del male e che il male dilaghi per tutto il regno e per anche gli altri regni. E... Chiediamo la sua intercessione proprio per questo, che magari al fianco dei politici e dei potenti possano essere presenti delle persone che hanno nel loro cuore il messaggio di Gesù, in modo tale che tutte le decisioni possano passare da un discernimento veramente ponderato, che consideri l'amore, che consideri la carità. E allora sì che potremmo parlare di pace e di vero benessere. San Leone prega per noi. Grazie, grazie Fra Italo. E allora andiamo subito, eh, grazie alla presenza del collega Nicola Morcavallo, a scoprire le prime notizie dall'Italia e eh, dal mondo. Naturalmente, poi gli spazi informativi saranno diversi all'interno del nostro appuntamento quotidiano, ma iniziamo subito. Sì, Paola, buongiorno a te, buongiorno a voi, amici telespettatori. Spazi informativi che sicuramente avranno l'opportunità di aggiornarvi in una giornata particolare, il tanto. Uh, paventato attacco di risposta da parte di Israele all'Iran, uh, sembra essere avvenuto, anche se nelle forme di cui vi uh, parleremo. Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran, andiamo sul Corriere della Sera, secondo la televisione americana ABC News, che ha citato un alto funzionario statunitense, Israele dunque ha lanciato un attacco contro l'Iran come rappresaglia per quanto accaduto nel fine settimana. L'Iran ha attivato il suo sistema di difesa aerea su diverse città, come riferiscono i media statali dopo che l'emittente ufficiale del Paese ha riportato la notizia secondo la quale sarebbero state udite forti esplosioni vicino alla città centrale di Isfahan. All'alba di oggi alcuni attacchi hanno preso di mira la regione di Suleida nel sud della Siria, ha dichiarato alla FP un attivista del media online su Aida24, poco dopo la notizia di almeno tre esplosioni registrate nei pressi di basi militari in Iran. Ci sono stati attacchi contro una posizione radar dell'esercito siriano nella parte occidentale della provincia di Sueda eh, ieri Israele aveva avvisato gli Stati Uniti che avrebbe compiuto ritorsioni contro l'Iran nei prossimi giorni, lo riferisce la CNN citando un alto dirigente americano non abbiamo approvato la risposta ha detto la fonte e secondo quanto riferito da tre funzionari iraniani al New York Times l'attacco avrebbe colpito una base aerea militare nei pressi della città di Isfahan nell'Iran centrale a circa 350 km di distanza dalla capitale Teheran la risposta di Israele all'attacco dell'Iran è arrivata nel giorno del compleanno della guida suprema iraniana Khamenei, nato il 19 aprile del 1939. Lo stanno facendo notare diversi analisti sui social. Alcuni profili israeliani hanno oh, scritto beffardamente Buon compleanno a Khamenei. Eh, le agenzie e le tv minimizzano la conseguenza del raid. L'agenzia semiofficiale iraniana Mer News riporta che la città di Sfahan è completamente calma poche ore dopo la segnalazione di esplosioni vicino all'aeroporto della città. E intanto un'ultima ora della DN Kronos parla di quello che è un po' anche il rischio principale relativo agli attacchi in determinati in determinate sedi eh, dell'Iran, in particolare quelle più sensibili dal punto di vista nucleare. E l'AIEA, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ha confermato che non si sono registrati danni nei siti nucleari iraniani dopo l'attacco sferrato da Israele vicino a Isfahan su X, la IEA ha quindi rivolto un appello alla moderazione estrema spiegando che sta monitorando la situazione da vicino e monitoreremo anche noi eh, le notizie che arrivano su questo fronte ma anche e soprattutto sugli altri ambiti della cronaca e non solo a più tardi è purtroppo incandescente la polveriera medio orientale, speriamo insomma di non sentire brutte notizie nel corso di, delle prossime ore delle prossime giornate noi comunque saremo pronti a collegarci con te, Nicola, in qualsiasi momento, adesso però dobbiamo andare in pubblicità: 180 secondi, 3 minuti di tempo per preparare lo studio, accogliere i ragazzi che stanno uh, aspettando, appunto, l'inizio uh, del loro momento, potremmo dire, e uh, con loro ci sarà frate Alessandro, intervistato da Paola. Allora aspettateci perché uh, ne varrà davvero la pena. Bentrovati amici di Padre Pio TV, oggi una sorpresa per tutti quanti voi, una sorpresa per noi e anche una sorpresa per loro, perché non sapevano che sarebbero stati ospiti del nostro appuntamento. Do il benvenuto a Frate Alessandro Brustenghi, grazie, bentrovato, volto e voce eh, nota, ecco, eh, grazie per essere qui con noi. Hai portato con te questi giovani? Fratello Alessandro, pace e bene innanzitutto. Pace e bene a voi ed è un piacere ritornare in questi studi. Allora, questi sono giovani, una rappresentanza di alcuni giovani della gioventù francescana di Terni, dove tu oggi presti appunto il tuo servizio pastorale. Eh, vedo, eh, spero di ricordarmi i nomi di tutti. Allora, partiamo da Benedetta, eh, Beatrice, Emma, Irene, Marta e Francesco. Benvenuti ragazzi, grazie. Grazie. grazie per essere qui. Quindi, non sapevate che frate Alessandro vi avrebbe portato negli studi di Padre Pio TV? No. Siete in pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, di chi è stata l'idea di portarvi qui? Di Alessandro. Perché a San Giovanni Rotondo? Ecco, stiamo facendo un percorso di conoscenza dei Santi francescani. Essendo i ragazzi della gioventù francescana, che è un cammino di discernimento, anche di discernimento vocazionale, abbiamo pensato che conoscere la vita dei Santi possa aiutare anche il nostro discernimento. Fra questi Santi non poteva mancare il nostro. Amatissimo Padre Pio, e allora ho proposto di fare questo pellegrinaggio qui, appunto senza svelare tanto, anzi senza svelare nulla, proprio perché eh, credo profondamente che la sorpresa, eh, ciò che non è conosciuto, apre uno spazio di lavoro per lo Spirito Santo. Lì, dove mettiamo le, il nostro controllo, c'è meno spazio per lo Spirito Santo. Allora lasciamolo libero e anche per loro è una sorpresa, la viviamo insieme. È un bel regalo. È che uno bello. scherzo da frate. <ride> <ride> allora, ragazzi, voglio conoscervi meglio. Eh, allora, Benedetta, sei una studentessa? Sì, universitaria. universitaria. Studio a Perugia e lettere ad indirizzo moderno. Eh, sì. Faccio un po' avanti e indietro, perché è una originaria, sì, di Terni, quindi non tantissimo. È vicino. E invece Beatrice. Sì, allora io ho finito gli studi a scienze religiose e insegno religione. Faccio le supplenze adesso. Sei insegnante, quindi fino sì, a faccio a... fatica a dire insegnante eh, eh, fino, a... fino a poco tempo fa eri studentessa, ora eh, sei passata dall'altra esatto. parte. Eh, Com'è stare meglio da... nei banchi di scuola o in cattedra? Eh no, in cattedra è più facile <ride> <ride> per me, almeno adesso. Vedremo poi come, quando esatto. andando avanti, com come proseguirà la cosa. Sarai sempre del parere che è meglio stare in cattedra che stare. Forse banchi. è il gusto della novità, non lo so, ecco. vedremo. Va bene, invece Emma? Io sono al terzo anno di ingegneria industriale, industriale mi dovrei laureare verso settembre più o meno. Ah, un bel, eh, bel percorso, una facoltà abbastanza tosta, eh? Sì, ma cioè, a me piace quindi. Sì, quindi no. bene. tanta matematica immagino? Sì, abbastanza, <ride> ma anche molta fisica, cioè molto applicata alla fine. Noi abbiamo anche vari corsi di laboratorio, quindi no, interessante bello. Bello, che meraviglia. Il futuro cosa, eh, cosa vorresti fare? Per ora sto pensando un po' ai prossimi due anni, vorrei continuare con o meccanica o qualcosa sulla robotica per la magistrale. Poi vedremo, no. <ride> dopo non lo so. Resta in Italia, non, non ci abbandona non andare in Italia <ride> perché ecco, i nostri studenti li vogliamo formati in Italia, ma anche insomma che lavorino nel nostro paese. Poi abbiamo Irene. Sì, io sono al quinto anno, quindi anche io ho quasi finito di scienze statistiche. e Studio a Roma, quindi anche io faccio da pendolare. Eh, però ecco abbiamo quasi finito alla fine di questo importante percorso universitario sì. anche tu un altro po poi sarai nel mondo del lavoro eh sì. <ride> invece Marta è un'infermiera sì io sono un'infermiera mi sono laureata nel 2019 e ho lavorato per quattro anni in una residenza protetta per anziani proprio a Terni e, Nulla, per ora questa è la mia esperienza, poi vedremo cosa ci riserva il futuro. Eh, però hai fatto l'infermiera in un momento storico difficilissimo per tutti quanti noi, proprio durante il periodo del Covid, vero? Molto difficile, sì. Mm. Forse ora è più chiaro, insomma, rivederlo e capire cosa abbiamo vissuto. Magari mentre l'abbiamo vissuto non eravamo appieno pieno coscienti, coscienti sì. Ora invece possiamo dire che è stato un periodo abbastanza difficile, però sicuramente ci ha formato sotto ecco. tanti punti di vista. Bello quello che dici, ci ha formato. E poi abbiamo Francesco. Sì, io studio scienze dell'educazione, sono al secondo anno e l'indirizzo è socio-pedagogico. <coughs> E per il futuro, sì, spero di diventare educatore perché insomma, è l'unica strada possibile con questo Nel mondo dei giovani, magari anche questo ci sì, piacerebbe. sì, Con i minori mi piacerebbe, sì. Molto interessante. Tutti qua, tutti o quasi tutti avete al collo il Tau, che è il simbolo di San Francesco. Quindi siete molto legati, immagino, anche alla città di Assisi. Sì, sì, sì. Che vi piace di San Francesco, detta proprio così. Cosa vi affascina nella figura di questo, eh, questo giovane che si è, ha lasciato tutto e ha seguito il Signore? Insomma, non deve essere stato facile anche a quei tempi. Eh? Ma a me, ad esempio, mh, è sempre piaciuta molto la sua gioia. Nel senso, eh, c'è un, un libro, vabbè, un po' romanzato, diciamo, sulla storia di Francesco, eh, che, eh, che dice proprio di lui come criterio anche di discernimento la, la gioia. Quindi. Eh, Ecco questo, la sua felicità fondamentalmente, sì. la gioia. E di padre Pio, fra, padre Alessandro mi ha raccontato insomma, che siete qua in cammino no, di conoscenza di questo santo, figlio di San Francesco, ma un po' più come dire, eh, in, diverso. Eh, L'immagine che San Francesco sia diventato santo, invece, padre Pio probabilmente la sensazione è che sia nato santo fin da piccolo. C'è qualcosa che vi colpisce di padre Pio? Siete, lo state conoscendo come santo? Sì, a me quello che colpisce è un po' il... appunto lo stiamo conoscendo perché eh, spesso no, magari appare solo come una figura del santo mistico, invece è proprio anche scoprire la concretezza no, della sua vita, e quindi a me piace questo aspetto che stiamo scoprendo proprio questi giorni. Che bello, qualcuno vuole aggiungere sì. qualcosa? Sì, no, a bene. me colpiva molto... Um, un aspetto peculiare che è quello un po' di eh, questo santo che si lascia fondamentalmente modellare fin dai, da giovanissimo e è sempre, è sempre bello perché non ha resistenze e è, è un tratto specifico che a volte magari noi mm, abbiamo un po' perso. E quindi questo. Si è affidato totalmente sì, al sì, Signore, sì. un po' come. Eh, Un'altra cosa che so, ragazzi, è che eh, curate anche una rubrica radiofonica su Radio Mater. Chi me ne vuole parlare? Come si sì. chiama innanzitutto questa rubrica <ride> che curate? Si oh. chiama L'Osservatore Giovane ed è il terzo sabato di ogni mese. Eh. Vi collegate da Terni, a, sì, ecco, sì, sì. fate insomma. De, eh, che cosa raccontate in radio? Eh. Allora la rubrica è divisa in tre parti principalmente e ogni mese c'è un tema e viene scelto un santo specifico per quel tema, lo scegliamo noi e la prima parte, il primo quarto d'ora più o meno, parliamo della vita di quel santo, di cosa ci ha colpito, poi a seconda di chi gestisce la, la trasmissione del mese insomma poi la mette un po' come, come, come preferisce, un po' secondo anche la sua sensibilità. E la seconda parte invece è più una... Cioè, una serie di domande in, a cui, che noi facciamo, a cui risponde. Questo mese ci sarà per esempio un, um, un cardinale. Che è un, oh, un esperto, un baseball, diciamo, <ride> eh, un uomo di chiesa okay. <ride> che a rispondere, se no, a volte ci sta il, chi ci ha proposto di, di fare questo servizio. E la terza parte invece è su cioè sponsorizzazione di eventi essenzialmente, quindi sia che ci sono stati a, da breve, mm -hmm. sia che ci. Un'agenda, diciamo, sì. gli appuntamenti, sì, un calendario. Sì. Bello, bello fare radio? Eh? Sì. Non non <ride> Francesco Bello no. ancora non l'ho mai fatto quindi non ce l'avrei. Ah, quindi tu sei... Non sì, sei ancora... Sì, ah, benissimo, benissimo, comunque è un, è un grande amore. Uh, il primo amore così è stato anche per noi fare radio, quello non si scorda mai. Fratello Alessandro, ora capisco perché tu non invecchi, sei giovane, ci siamo conosciuti dieci anni fa, ti ho lasciato così così, perché stai con loro, stai con i giovani. Eh? Beh, sicuramente è uno stimolo a, a, a reagire sempre. <ride> <ride> sì, 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 per me è una bellissima esperienza e sto imparando tanto anch'io, perché il rischio di invecchiare soprattutto nell'animo c'è in tutti, e anche il rischio di chiudersi anche alle novità che invece loro come giovani ci trasmettono a noi. E per me questa è una bella sfida, è un'occasione per imparare, per cercare di tenere fisso lo sguardo su Gesù, non solo autore e perfezionatore della fede, ma anche... Il giovane è lui come veniva rappresentato anche nelle prime raffigurazioni come un bambino, come un giovanetto, e perché c'è questa freschezza, lui è quello che fa nuove tutte le cose e stare con loro mi aiuta a, a rimettermi in discussione per evitare di invecchiare soprattutto nell'animo e nel pensiero. Che bella, che bello queste tue parole, questa testimonianza, davvero questa ondata di gioventù che ci hai portato oggi nei nostri studi. Tu sei anche assistente di un gruppo di preghiera di Padre Pio di Terni, salutiamo sì. anche due rappresentanti che sono qui, che sono Maria Pia e Maria Lucia, sono dietro le quinte, vi stanno assistendo. <ride> è molto bello anche questo, quindi un gruppo di preghiera, mi ricordi, che ha una storia particolare, legato sì. ad una famiglia. Sì, è legata ad una famiglia che sono stati figli spirituali per 13 anni anni di Padre Pio, per cui hanno vissuto anche qui a San Giovanni Rotondo, ehm, sono stati battezzati, eh, comunicati proprio da Padre Pio e hanno fondato questo gruppo di preghiera che continua ancora oggi, il gruppo di preghiera ehm, Madonna di Cestocova si chiama, oh, c'è questo bellissimo legame proprio che lega la, la nostra parrocchia di Sant'Antonio. Con, con Padre Pio. È una parrocchia attiva, ci sono tante, tante iniziative, però ecco il carattere francescano sia con la gioventù francescana e il terzo ordine ehm, francescano, l'ordine francescano secolare e il gruppo di preghiera di Padre Pio mantengono proprio questa immagine viva francescana e c'è una grande, grande devozione a Padre Pio. Noi per, per esempio davanti alla statua lasciamo un quaderno dove le persone possono scrivere le loro preghiere. Nei nostri incontri settimanali prendiamo quelle preghiere e le offriamo, preghiamo anche noi, ci uniamo a questa preghiera, le offriamo davanti a Gesù Eucaristia ed è un momento molto bello di comunione e scopriamo anche tante tante cose, facciamo nostre sia le gioie ma anche e forse soprattutto le croci di tante persone che si affidano a questo nostro fratello. E allora, grazie per essere stati con noi. Buon pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo e a Monte Sant'Angelo, perché come diceva Padre Pio, prima di venire a San Giovanni Rotondo dovete andare alla grotta dell'Arcangelo San Michele, quindi grazie, buon cammino di vita. Eh, quando volete farci da corrispondenti speciali, da Terni, da Roma, da Perugia, noi siamo a disposizione. Grazie davvero, Frate Alessandro. Buon cammino, ragazzi. Grazie. pace eh, e pace bene, ci sono con il saluto Francescano. Pace e bene, bene. la regia. Pace bene. E dunque, davvero interessante l'intervista Paola che abbiamo appena vissuto qui nei nostri studi. Adesso però andiamo avanti con il nostro programma e lo facciamo con la consueta pagina di storia. Ascoltiamo il fatto del giorno. 19 aprile 1943 inizia la rivolta del ghetto di Varsavia, guidata da Mordechai, Anielewicz e Marek Edelman contro le truppe d'occupazione del generale tedesco Jürgen Stroop. I polacchi in quanto slavi sono ritenuti dall'ideologia nazista letteralmente untermenschen, subumani, Utili solo come schiavi nel nuovo impero. Due mesi prima Himmler aveva ordinato la completa cancellazione del ghetto. La polizia tedesca, però, dà corso al comando dopo alcune settimane. Il 19 aprile, vigilia di Pesach, la Pasqua ebraica, alle 4 del mattino. I primi incendi si sviluppano come conseguenza dei combattimenti. Ma dal giorno successivo, Stroop ordina la sistematica distruzione col fuoco di tutti gli edifici per scovare e stanare i combattenti dai rifugi sotterranei. Una settimana dopo, 30.000 ebrei di Varsavia erano già stati catturati. Nel primo rapporto di maggio, Stroop scrive di averne fatto prigionieri 56.000. Di averne già eliminati 14.000. Le perdite tedesche sono modeste: 16 morti, 85 feriti. Dopo meno di un mese, il bilancio finale sarà impietoso. Oltre ai 14.000 uccisi dentro il ghetto, altri 49.000 ebrei polacchi saranno dispersi e uccisi a Treblinka. E nei campi di Maidanek, Poniatov, Traunici, Buzic, Krasnic. Nel mese di giugno 1943 il ghetto sarà raso al suolo e sostituito dal campo di concentramento Warschau Varsavia. Una bruttissima pagina di storia quella che oggi Maria Pia. Ci uh, propone, proviamo allora a cambiare un po' l'umore, uh, Paola, potremmo dire così, attraverso uh, il nato del giorno, la nata del giorno, potremmo dire. Eh sì, vediamo un po', diamo qualche indicazione, vediamo se i nostri amici telespettatori riescono a con queste informazioni ricostruire il nato celebre di oggi. Sognava di diventare ballerina, ma i piedi lunghi e l'altezza non sarebbero andati d'accordo con la danza classica, ma con l'atletica sì. Quindi primo indizio. Saltatrice, record del mondo, campionessa olimpica con un oro e due argenti. Un metro e 97 centimetri che le hanno valso il podio più alto. Olimpiadi di Mosca il 26 luglio del 1980. Due metri e uno, il primato mondiale di specialità stabilito a Brescia due anni prima. L'abbiamo ammirata in televisione spumeggiante, autoironica, al Circolo degli Anelli durante Tokyo 2021 e nel Circolo dei Mondiali dopo le partite del Qatar 2022. Di lei il giornalista Gianni Merlo ha scritto, è stata l'ultima interprete di uno sport romantico, le sue lacrime di gioia hanno inondato il cuore di milioni di spettatori. Tanti auguri a Sara Simeoni, eccola qui, grande campionessa del nostro paese che ha rappresentato e continua a rappresentare la nostra Italia. Abbiamo avuto modo di intervistarla l'anno scorso, esattamente in questi giorni, al sabato eh, del convento e allora vogliamo riproporvi questo stralcio in cui si parla appunto delle Olimpiadi e dell'importanza dello sport per i giovani. In quegli anni lì eh, diciamo che le Olimpiadi rappresentavano proprio eh, l'unico momento mondiale mm. e quindi eh, io almeno me lo, lo vivevo come un momento particolarissimo e bello perché era l'occasione per stare a contatto con atleti di tutto il mondo, diciamo che oggi lo sport invece con eh, i mondiali, con eh, la possibilità di partecipare a meeting in tutto il mondo eh, ti, ti eh, sfalza un pochino tutto, ecco. però eh, noi avevamo questo impegno ogni quattro anni. Quindi eh, c'era il desiderio di cercare di fare le cose per bene per durare nel tempo, capito? Perché certo. se sbagliavi l'Olimpiade e poi era quattro anni dopo, non è come adesso che se non c'è l'Olimpiade c'è il mondiale, cioè le, le le grandi competizioni si susseguono di anno in anno, perché insomma la medaglia delle Olimpiadi è un qualcosa che rimane indipendentemente dal risultato sì. capito? quella proprio... non te la toglie nessuno non è, è stato piacevole fare il record del mondo però non baratterei il record del mondo per una medaglia alle Olimpiadi ecco. d'altra parte per eccellere in qualsiasi campo no? eh, ci deve essere l'impegno, la costanza e nello sport diciamo che maggior ragione per com'è lo sport c'è il sudore vero e proprio ecco però eh, è un qualcosa di salutare, quindi ehm, poi dopo, se ti piace fare una cosa, eh, il, anche, non so, la fatica, o mh, magari quel sacrificio, che, nel senso che devi fare delle scelte, no? Perché ehm, nello sport non è che è sufficiente ehm, allenarsi, andare in campo e fare l'allenamento e una volta uscita dal campo eh, puoi fare quello che vuoi, no? perché quello, il lavoro che hai fatto abbia un significato, eh, devi anche avere uno stile di vita che va a sostegno, è un qualcosa che ti accorgi no? nel tempo del valore che ha il riposo, l'alimentazione eh, corretta. Quindi eh, diventa uno stile di vita che poi ti rimane, una volta che smetti non è che si spegne la luce e quel che è stato è stato, le abitudini, le buone abitudini per fortuna rimangono. Ecco. Le buone abitudini rimangono, parola di Sara Simeoni che oggi compie gli anni, tanti tanti auguri, l'abbiamo voluta omaggiare con questo stralcio di una intervista che trovate anche sul nostro canale eh, YouTube eh, realizzata l'anno scorso al sabato del convento. E prima di lasciare la parola al collega Nicola Morcavallo per le ultime notizie facciamo una velocissima e brevissima carrellata di alcuni scatti che ci sono stati inviati al nostro numero di telefono WhatsApp 332. 17378033. Allora partiamo con questo scatto che viene dalla provincia di Agrigento. Scatto ovviamente che ritrae uh, l'alba, presumibilmente. Poi proseguiamo con un altro uh, scatto, un'altra alba Centenaro, non è riportata alla la provincia, provincia, quindi non saprei. Difficile individuarla così su due piedi. Poi eh, proseguiamo con la basilica eh, di Maria Ausiliatrice a Torino con ovviamente la statua di Don Bosco, grazie, grazie a Roberto che ce la invia. E poi chiudiamo con eh, la chiesa di eh, Santa Maria la Cappella Vecchia da Napoli. E, eh, credo sia Stefania l'autrice. Grazie, grazie Stefania, grazie a tutti i nostri amici che ecco, quotidianamente in qualche modo si, prendono, eh, si ritagliano qualche minuto di tempo per inviarci questi scatti. 331-737-8033. E allora è pronto già dall'altra parte dello studio il collega Nicola Morcavallo per altre notizie. Sì, ripartiamo da quella che è la notizia del giorno. L'attenzione dei media in tutto il mondo è rivolta in questi precisi istanti al Medio Oriente, come d'altronde lo è già da qualche mese a questa parte, ma in particolare dopo gli attacchi di risposta da parte di Israele questa notte. Verso l'Iran. Si susseguono ovviamente gli aggiornamenti e questi tramite la DN Kronos ci parlano ora eh, di una dichiarazione da parte dei media siriani. Eh, nella notte il nemico israeliano ha lanciato un'aggressione con missili, colpendo i nostri siti di difesa aerea nella regione meridionale della Siria. L'aggressione ha causato danni materiali, lo ha riferito una fonte militare citata dall'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana e dal Medio Oriente ovviamente nel corso della giornata ci saranno ulteriori notizie aggiornamenti riguardo questo tema passiamo invece all'Europa perché sull'ANSA leggiamo una notizia alquanto particolare se non preoccupante preparavano attacchi arrestate due spie russe in Germania erano stati ingaggiati dai servizi russi avevano preso di mira le vie di trasporto militare in Germania per sabotare gli aiuti a Kiev con questa pesante accusa sono stati arrestati in Baviera due agenti che avrebbero pianificato attacchi incendiari ed esplosivi contro infrastrutture e siti industriali militari sul territorio della Repubblica Federale e che avrebbero spiato anche basi NATO americane nel paese guidato da Olaf Scholz. Queste le ultime notizie per questa ulteriore eh, pagina informativa. A dopo per altre notizie. Grazie Nicola, adesso andiamo in pubblicità e subito dopo avremo l'occasione di ehm, intervistare, di avere qui anche se solo virtualmente eh, Frate Mago che ci parlerà ecco, di questo, eh, chiamiamolo metodo, forse è sbagliato dirlo, chiamarlo così, metodo di evangelizzazione attraverso alcuni giochi di prestigio davvero molto molto interessanti. Allora vi invito a restare con noi, tra poco eh, collegato fra Gianfranco Priori. E allora siamo in attesa, intanto la regia ci sta regalando queste immagini grazie ai media eh, vaticani, però intanto eh, ci, ci collegheremo tra qualche istante, lo speriamo con Fra Gianfranco eh, Priori, eh, ma intanto i media vaticani eh, ci propongono queste immagini che arrivano dall'Aula Paolo VI perché Papa Francesco tra qualche minuto, eh, chiedo alla regia di abbassarmi l'audio appunto della persona che sta parlando in questo istante, Papa Francesco incontrerà 6.000 studenti, insegnanti e dirigenti scolastici della Rete Nazionale delle Scuole di Pace. In tutto 137 scuole di 94 città e 18 regioni. Insieme ai giovani ci saranno anche i sindaci, gli amministratori locali, i docenti universitari, i rappresentanti delle organizzazioni firmatarie del patto di Assisi per la formazione di una nuova generazione di costruttori di pace. L'incontro con il pontefice è parte integrante del programma nazionale di educazione civica 2023-2024, intitolato Trasformiamo il futuro per la pace con la cura, teso proprio ad educare le nuove, le giovani generazioni alla cura di sé, degli altri, della comunità, dell'ambiente, del futuro che oggi è minacciato da tante guerre, ingiustizie e disuguaglianze ingiustificabili e insopportabili. Tra qualche, immagino ecco, tra qualche minuto ci sarà la presenza del pontefice di Papa Francesco. E noi intanto lo abbiamo lanciato, ma siamo in attesa anche di collegarci con il nostro ospite fra Gianfranco Priori in arte, frate Mago. Sì, vogliamo anche ricordare che questo è un evento che eh, si inserisce poi anche nella preparazione di un altro Grande appuntamento che ci sarà tra circa un mese, poco più di un mese, sto parlando della giornata mondiale dei bambini, quello che è stato definito qualche giorno fa il più grande raduno dei bambini del mondo, il cui coordinatore tra l'altro è anche un nostro caro amico, l'abbiamo ascoltato più volte, Padre Enzo Fortunato che più volte è intervenuto nella nostra emittente, in questo spazio, in questo programma, anche per parlare di temi quali la sostenibilità, la pace. Che sono sono poi ovviamente anche dei temi che eh, quest'oggi Paola tu hai eh, ricordato fanno parte di questo evento così importante e dunque ehm, è un evento che come dicevamo si inserisce anche eh, nel contesto della preparazione a questo ehm, appuntamento così importante che il 25 e 26 maggio prossimi vedrà riuniti Uh, i bambini di tutto il mondo idealmente, ma poi uh, l'abbraccio ovviamente di San Pietro ne conterrà uh, molti di meno, ma uh, idealmente tutti i bambini del mondo. Mm -hmm. Saranno chiamati ad essere protagonisti eh, assieme a Papa Francesco per questo desiderio di pace che eh, sale forte eh, attraverso la preghiera e speriamo anche attraverso azioni concrete che possano portare ad un periodo di pace per la nostra umanità tanto travagliata. Torniamo con le immagini nell'aula Paolo VI: appunto, il eh, pontefice tra poco incontrerà i giovani, gli studenti della rete delle scuole, della rete nazionale delle scuole di. Di pace appunto e eh, questa eh, l'incontro con il pontefice l'incontro di oggi è parte integrante del programma nazionale di educazione civica 2023-2024 intitolato trasformiamo il futuro appunto per la pace con la cura eh, lo ribadiamo e ehm, questo anche in preparazione ad un altro evento tutti eventi in preparazione di altri <ride> eventi il summit del futuro promosso dall'ONU 23-24 4 settembre 2024 che vedrà i capi di Stato di tutto il mondo sottoscrivere un nuovo patto per il futuro. A Papa Francesco spiegano gli organizzatori di questo evento: vogliamo dire grazie per tutto quello che ha fatto e sta facendo per ciascuno di noi, per l'umanità intera e per la nostra madre terra. Lo faremo regalando a Papa Francesco i nostri impegni di pace e di cura. Intanto alcuni giovani hanno portato delle eh, lettere appunto, che vanno a formare eh, delle non arrendiamoci alla violenza, con eh, dietro alle loro spalle eh, cartelli con i nomi eh, di paesi segnati appunto eh, dalle guerre. E, um... L'incontro con Papa Francesco segnerà anche l'inizio della quarta edizione della settimana civica in programma da oggi al 25 aprile, una originale iniziativa dedicata alla valorizzazione e alla promozione dell'educazione civica delle nuove generazioni, delle giovani generazioni, eh, voluta fortemente dal Parlamento per formare cittadini e responsabili e attivi e promuovere la loro partecipazione piena e consapevole alla vita civica, eh, culturale e sociale della comunità. Ne vogliamo approfittare Paolo anche per dare un'altra notizia che questa volta coinvolge la diocesi di Firenze. e Pregherei la regia di inviare in onda il uh, link che um, descrive questa, uh, questa notizia, perché proprio ieri è arrivata la nomina uh, del nuovo arcivescovo di Firenze. Si tratta di una nomina uh, tra virgolette inedita, potremmo dire, perché Monsignor Gerardo Gambelli, um, è stato uh, missionario, pensate per uh, più di dieci anni, fidei dono. In Chad e cappellano nelle carceri. Dunque Papa Francesco ha scelto quale successore del cardinale. Betori, alla guida di una delle più antiche e importanti diocesi uh, italiane, uh, un missionario uh, che um, uh, verrà consacrato vescovo e quindi poi prenderà possesso, anche uh, facendo l'ingresso ufficiale evidentemente uh, nella diocesi di Firenze, um, uh, il prossimo 24 giugno, che è la uh, festa della Natività di uh, San Giovanni Battista, che è anche poi il patrono uh, di, uh, di Firenze. È, uh, una come dicevo, inedita perché eh, Monsignor Gambelli fino a, eh, fino a ieri, potremmo dire, era parroco della cosiddetta Madonna della Tosse. Mm. Della parrocchia della Madonna della Tosse a Firenze, dunque eh, il Papa sceglie eh, un eh, vescovo di prima nomina, come si dice nel linguaggio ovviamente eh, poi un po' più tecnico. Allora torniamo nell'Aula Paolo VI, appunto lo ricordiamo oggi: Paolo, eh, il Papa nell'Aula Paolo VI mh, incontrerà eh, 6.000 giovani insegnanti e dirigenti scolastici della rete nazionale delle scuole di pace, in tutto 137 scuole di 94 città. Città e 18 regioni e eh, quello di oggi è il terzo incontro delle scuole di pace con il Pontefice. Il primo intitolato Beati le artigiani di pace si è svolto il 6 maggio del 2017 proprio nell'Aula Paolo VI. A conclusione del programma di educazione alla cittadinanza alla cittadinanza Proteggiamo la nostra casa, centrato sullo studio della laudato sì e dell'Agenda 2030. Il secondo incontro si è intitolato Per la pace con la Cura. Si è svolto invece il 28 novembre del 2022 sempre nell'aula Paolo VI nell'ambito di un anno scolastico dedicato alla promozione dell'educazione, alla pace e alla cultura. I temi, ecco in, linee generali, in linea generale, sono sempre eh, questi, temi naturalmente importanti. Vediamo anche i colori, l'entusiasmo, i sorrisi dei tanti bambini e giovani presenti. Speriamo, timing permettendo di poter anche ascoltare magari un passaggio della Uh, riflessione di uh, Papa Francesco. Allora, vedo l'ospite collegato, però, noi abbiamo il tassativo esatto. da uh, rispettare, quindi uh, facciamo questa breve sosta e poi uh, accogliamo il nostro ospite. Del frate Cappuccino ha la capacità di stare in mezzo alla gente, alla naturale dote del linguaggio che arriva a tutte le persone, alla semplicità che lo rende percepibile come uomo di Dio e fratello di tutti. A lui, il giornalista Vincenzo Varagona ha dedicato un libro edito dalle Paoline, eccolo qui. Frate Mago annunciare il Vangelo con gioia e siamo collegati proprio con lui, con Fra Gianfranco Priori, rettore del santuario Madonna dell'Ambro a Fermo in arte, Frate Mago. Buongiorno, pace e bene, Fra Gianfranco, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno e pace e bene a tutti. Grazie del, di questo momento. Grazie a te di averlo accettato, sappiamo che sei molto impegnato, però insomma ci tenevamo a portare anche ai, ai telespettatori di Padre Pio TV la tua testimonianza. Posso chiederti se è nato prima Fra Gianfranco Francescano o Frate Mago? Quale delle due passioni è nata prima? Sono nate insieme ehm, da ragazzo che andava a scuola per le elementari, veniva a casa un fratticello, un fragaldino di Manzoniana memoria che si chiamava Framanzueto e veniva per la famosa questua. Quando c'era il grano, quando c'era il mostro, formaggio, lui andava in giro questuando, una figura classica del mondo dei frati cappuccini. Che sempre eh, sono stati presenti e le nostre santità più importanti portano eh, l'inizio fra 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 un fratello laico cosiddetto ebbene mi piaceva quella figura vorrei essere come fra mansueto se non che nel nostro io ero un chierichetto nel nostro oratorio teatro veniva anche un mago un mago chantou e guardandolo eh, dicevo, ma quanto è bello, che è bello! Un sogno, apparizioni, sparizioni, colombe. Eh, ed era una comunicazione che faceva stare tutti quanti noi in silenzio per poi uno scroscio d'applauso alla fine. Sono entrato in seminario quindi ehm, a Fano. Quando avevo queste due idee dentro, maturate poi nel tempo, eh, quindi ho fatto le scuole medie, poi il ginnasio, il liceo, noviziato e poi eh, ho perfezionato gli studi a Bologna e ho incontrato eh, tanti maghi. Lì è la sede del club magico italiano, per cui ho imparato le, i fondamentali dell'arte magica. Ecco, e poi con. Ecco questo? È. Cos'è. Volevo aggiungere. Sì, prego, prego. Volevo aggiungere che poi nel mio essere giovane sacerdote, andando in giro, essendo un eh, frate, tra virgolette, del popolo, andavo alle feste, ho dovuto un po' cambiare gli arnesi del mestiere. Mm. Per cui. Ehm... Ho tralasciato tanti altri giochi di teatro e il mio è stare nella piazza, in mezzo a tanta gente, e usare qualche strumento che hanno loro. E quindi sono l'unico mago al mondo a chiedere eh, se trovate un mazzo di carte. E mi portano carte napoletane, carte piacentine, Trevisane. Ecco, dovunque vado, mi danno un mazzo di carte. Tramite quel mazzo inizio. Eh, a, giocarmi, a giocare e divertirmi mm. perché l'artista se non si diverte lui per primo però vedevo che sia, mh, sia, tanta gente veniva, tanta gente è rimasta in comunicazione eh, con me eh, e direi le, le, le carte così semplici sono state strumento di comunicazione del mio io, di ciò che credo, della mia fede, di essere un frate cappuccino di Padre Pio. Eh, è bellissimo quello che dici, frate Gianfranco, però una dimensione che si è rivelata fondamentale nella tua vita è stato il fatto di essere stato responsabile delle missioni estere eh, Cappuccini per circa 15 anni. Quindi eh, potremmo dire che anche attraverso i giochi hai conquistato i bambini dell'Africa, hai eh, annunciato la gioia del Vangelo. Due aspetti. Uno è l'animazione nella nostra terra. Eh, io andavo a fare spettacolo nel teatrino parrocchiale, sempre pieno, però non chiedevo nulla. Eh, però all'uscita c'erano dei deplianti pliante concernenti, adozioni a distanza, eh, ricordiamoci dei piccoli orfani che sono in Etiopia o in Benin, dove lavorano i nostri frati cappuccini, e tramite quindi anche lo spettacolo, sono riuscito, per grazia di Dio, ad avere nel territorio, non solo delle Marche, ma Toscana e anche la Romagna, 7.000 bambini adottati a distanza, i quali avevano quel caffè al giorno che ha significato la scuola. La scuola negli ambienti di missionari in Africa costa, si paga e non tutti hanno accesso all'istruzione. noi siamo riusciti eh, tramite sette mila bambini ogni anno a far sì che questi ragazzi potessero fare eh, sino alla terza media ma poi giù hanno trovato un lavoro e sono diventati protagonisti della storia del loro paese. Quindi eh, accanto ai missionari cappuccini che hanno avuto il coraggio di lasciare le nostre terre per essere accanto alle ferite dell'umanità, io per 15 anni ho veicolato tante strutture di solidarietà, tante scuole, ma soprattutto abbiamo costruito delle comunità cristiane laddove il missionario ha portato. E i bambini, la gente che faceva parte di questo segretariato, missioni estere protagoniste della vita. Grazie. E grazie a lei per questa splendida testimonianza. In conclusione, una battuta finale fra Gianfranco. Sappiamo che ci deve lasciare. Annunciare il Vangelo con gioia, lo stupore, eh, la bellezza appunto di far sorridere i bambini in un tempo segnato da così tante brutture ha ancora senso, o meglio, è importante parlare di gioia, di stupore e di magia. A me piace. Papa Francesco. Il Vangelo della gioia. Guai ai musi lunghi. Io l'ho avuto modo di incontrarlo per ben tre volte. Nell'ultima eravamo con tanti frati. Ho fatto un gioco, gli ho detto: Pensa a una carta. L'ha pensata e poi. Eh, la può dire e l'ha detta tre di ori, tre di denari. In quel momento, ho preso la papalina. Dentro la papalina si è trovato il Papa, il tre di ori. Ha guardato, si è messo da prima a ridere, poi mi guarda un po' serio. Ma lei è un diavolo! <ride> la più grande meraviglia eh, davanti all'inaspettato, eh, e quindi eh, poi, tanti altri giochi, ha accettato. E ha voluto che il Vangelo della Gioia fosse seminato col sorriso, con tutti i mezzi che il Signore ci dà. Varie volte alla Sala Nervi ospita Papa Francesco, ospita i Circensi, e quindi quando si è trovato davanti a un mago quasi l'ha invitato ad essere in mezzo, portare la Gioia tra la gente e soprattutto ai bambini, che sono il sorriso nella famiglia. Grazie, grazie di cuore per la tua splendida testimonianza, grazie fra Gianfranco. A noi. Grazie, grazie. Buon cammino no. e uh, come dire, confidiamo nella provvidenza. Nelle prossime occasioni Le... sempre su questa rete. Esatto. Pace bene. A te, Ciao, pace grazie bene. Mille. Pace bene. Allora, e poi Ciao. abbiamo visto anche delle immagini eh, del Festival Francescano del 2018, presenza fissa quella di fra Gianfranco. Le foto sono di Francesco Manganelli. Eh sì, davvero Eloquenti, potremmo dire sì. così, ecco, eh, le, eh, anche la risata di Papa Francesco, magari la regia se ce la può eh, riproporre, rimo, eh, sì, riproporre eh, con eh, ecco, questo gioco di eh, prestigio che eh, Fra Gianfranco ha voluto eh, fare con Papa eh, Francesco. Eccola qui, grazie. E vediamo il Papa che ride di eh, vero gusto, come sì. si suol dire, no? eh, perché mh, più volte il Papa, ricevendo anche eh, i Circensi, come appunto ci diceva Fra Gianfranco, ma più in generale le persone del mondo dello spettacolo, gli artisti ha sempre sottolineato la um, forza del sorriso, la forza uh, della gioia che uh, servono per andare avanti in questo mondo così uh, travagliato e poi se attraverso questi giochi di prestigio si riesce anche ad evangelizzare insomma tanto di guadagnato potremmo dire così. Proprio così, Leonardo. Intanto vorrei ricordare per approfondire la figura di eh, Fra Gianfranco Priori, frate Mago, Annunciare il Vangelo con Gioia, il libro di Vincenzo eh, Varagona, edito dalle eh, Paoline. Eh, chiedere alla regia se possiamo ritornare a proposito di Papa Francesco in diretta con le immagini del, dei media vaticani nell'aula Paolo VI, dove il pontefice, tra pochi istanti, incontrerà i giovani, eh, i 6.000 giovani delle scuole eh, della rete nazionale, scuole eh, di Pa. Oltre appunto 6.000 giovani provenienti da diverse regioni eh, italiane, ecco, li vediamo con i loro slogan. Un ringraziamento al Pontefice eh, degli appelli. Eh, impariamo a fare la pace, fermiamo le guerre. La porta, ecco, d'ingresso del Pontefice si è già aperta, quindi credo che tra pochissimo mm -hmm. Papa Francesco farà il suo ingresso. Intanto, se non sbaglio, ho intravisto anche Fra Enzo Fortunato, però non vorrei. L'abbiamo citato... Eh, citato, quindi sì, sì. anche lui è, è impegnato nell'organizzazione. Di questo evento. Bene Paolo, andiamo in pubblicità. Tra poco avremo un altro ospite. E dunque restate con noi perché parleremo di un'iniziativa di solidarietà che si terrà a Roma domani, un altro tassello importante nella nostra puntata. Restate con noi e andiamo in pubblicità. Eccoci, ritornati insieme. Allora, um, dovremo tra poco collegarci uh, con il nostro uh, prossimo ospite. Nel frattempo Paola, magari possiamo anche sintetizzare quelle che sono le tematiche di questa notte della solidarietà e poi uh, andare un po' più nel dettaglio uh, con il referente di questo uh, progetto e collaboratore dell'assessorato alle politiche sociali e alla salute di uh, Roma uh, Capitale. Anche perché sono in tanti a seguirci proprio dalla, um, dalla certo. capitale stessa. Ecco. Dunque, uh, a beneficio di coloro i quali ci stanno uh, seguendo uh, è giusto che um, si diano più notizie uh, possibili. Sarà effettuata una rilevazione. La notte di uh, sabato 20 aprile mh, con l'obiettivo di individuare e conteggiare le persone senza tetto che vivono per strada in sistemazioni di fortuna nei dormitori e nelle strutture di, accoglie, di accoglienza. È un dato importante che poi um, servirà per uh, in qualche maniera uh, rispondere in modo uh, puntuale e più esigente uh, anche a, e più efficiente anche alle persone che uh, vivono mh, queste situazioni. Eh, particolari eh, e che poi meritano ovviamente anche di essere sicuramente aiutate attraverso l'ausilio eh, delle istituzioni appunto. Esattamente, appunto ne parleremo appunto tra qualche istante, speriamo, perché puntualmente come annunciamo un ospite succede qualcosa e l'ospite si rende irreperibile. E ne parleremo perché appunto è un'iniziativa interessante, così come stiamo monitorando quello che accade nell'aula Paolo VI. Papa Francesco eh, arriverà e incontrerà i giovani non tra poco, ma alle 10.45, quindi tra circa un'ora, i giovani, i ragazzi. Che appunto si trovano a Roma nell'aula Paolo VI per incontrare il pontefice, i, i giovani delle scuole della rete nazionale Scuole eh, di Pace. Eh, Vogliamo, vediamo ora sì. che sta parlando il um, cardinale Mauro Gambetti. Il, uh, Uh, L'arciprete della basilica di uh, San Pietro, il vicario del Papa per la città del uh, Vaticano, che um, è un frate francescano, dunque uh, è stato anche custode ad Assisi, e eh, dunque uh, sta parlando ai ragazzi riguardo al tema, al tema della pace. E non so se abbiamo regia anche qualche altro scatto da condividere con eh, i nostri eccoli qui, sì in effetti, ehm, grazie, allora eh, vediamo qualche scatto che è arrivato al nostro numero di eh, telefono eh, Whatsapp 331 737 8033, eh, allora partiamo... Con uh, uh, questo um, ritratto primaverile, lo definirei così uh, Paola, che uh, la nostra amica uh, Stefania uh, ci invia, uh, non è specificato il, uh, il luogo, ma uh, in qualche maniera ecco, ci restituisce anche un po' il senso della primavera che in questi giorni abbiamo un po' perso di vista. <ride> perché uh, come, come dicevamo anche nei, uh, nei giorni scorsi, è uh, arrivato, è ritornato il... Freddo qui a uh, San Giovanni uh, Rotondo. Proseguiamo. Non, non vogliamo dire un'ovvietà, ma non l'abbiamo mai vista una primavera perché siamo passati direttamente dall'inverno all'estate piena, forse qualche giorno un po' più tiepido, eh, però insomma, ora è ritornato diciamo l'inverno barra autunno. Vabbè, le ovvietà del venerdì <ride> le abbiamo dette, le ho dette, mi assumo la responsabilità di queste parole. Poi proseguiamo ancora con quest'altro scatto, uh, regia, eccolo qui, uh, sempre a proposito di uh, primavera, grazie, grazie all'autore della foto, non è firmata. Proseguiamo ancora con questo um, ulteriore uh, contributo che ci viene dalla nostra amica Antonella. Artistica questa foto, grazie. molto artistica. Molto bella. E poi ancora... Andiamo avanti con uh, questa alba, o un tramonto, non so perché non è scritto. Però dai colori sembra un'alba. Io ma dico tramonto. <ride> Lanciamo la <ride> <una> monetina. <ride> Io dico tramonto, magari chiediamo ai nos al nostro amico o amica che ha scattato questa foto. E poi ancora un altro scatto. Grazie mille. Non è specificato Bella il questa. luogo, ma è davvero molto molto significativo. Grazie, se grazie mille. Dovremmo Vai avere bene. anche un paio di video. O oh, un video, vediamo se la regia eh, ce lo propone. Eccolo qui, Gargano. Mm. Sì, sì, sì. L'amica eh, Giuseppina ci invia questo video mm -hmm. e ci fa venire voglia davvero di estate. Assolutamente. Però, dove eh, non lo specifica, ma il Gargano è molto vasto. Quindi, potrebbero essere le Isole Tremiti, così come potrebbero essere. Eh, potrebbe essere peschi, civieste, mm -hmm. bene. Allora Paola, ho fatto un cenno di intesa a Nicola che okay. è, è dall'altra parte pronto con gli ultimi aggiornamenti. Nicola, se sei pronto ti passiamo la linea, altrimenti proseguiamo noi. Uh, ok, a te la parola. Sì, grazie Leo. Continuiamo a tenere alta l'attenzione su quelle che sono anche le reazioni a livello internazionale riguardo gli attacchi di Israele in Iran. La posizione della Francia è quella di invitare tutti i partner della regione alla de-escalation e alla moderazione. Lo ha dichiarato il ministro francese per gli affari europei Jean-Noël Barrot commentando la notizia di un attacco israeliano in territorio iraniano. "Senza dubbio è un po' presto per poter commentare quanto accaduto", ha aggiunto, precisando che il presidente Emmanuel Macron parlerà a tempo debito. E eh, dunque questo il primo degli interventi che eh, leggiamo a livello europeo appunto a proposito degli scontri della guerra. Che è vera e propria guerra che sta avvenendo in Medio Oriente che si sta allargando su altri fronti. Il Papa, intanto, in aula Paolo VI, ha incontrato 6.000 bambini da tutta Italia, si tratta degli studenti della rete nazionale delle scuole di pace. Sono arrivati da 137 scuole di 94 città, 18 le regioni rappresentate. Formare una nuova generazione di costruttori e costruttrici di pace. L'obiettivo della rete nazionale che sta appunto per incontrare il Papa insieme alle giovani generazioni in aula Paolo VI ci sono anche docenti universitari, amministratori locali ed esponenti della società civile firmatari del patto di Assisi per l'educazione alla pace. L'incontro degli studenti con il pontefice è parte di un programma di educazione civica chiamato Trasformiamo il futuro per la pace con la cura ed è una tappa del percorso che porterà alla realizzazione il 25 e 26 maggio della prima giornata mondiale dei bambini coordinata dal Francescano Padre Fortunato e per il momento è tutto. Sì, grazie Nicola, infatti lo abbiamo accennato più volte, ci stiamo collegando con Laura Paolo VI a Roma proprio per seguire questo incontro, insomma i momenti che precedono poi mm -hmm. l'arrivo di Papa Francesco perché quando il pontefice arriverà noi non saremo eh, più eh, in diretta ma magari si potrà riservare uno spazio nel eh, Just Today eh, di domani. Ecco qui. Abbiamo anche dei momenti, dei momenti musicali che in qualche modo intrattengono e eh, allietano eh, l'attesa dei eh, giovani tra un cartello, un messaggio di pace e altro. Allora, il nostro ospite ha chiesto se possiamo rimandare di 10 minuti il collegamento, vedremo se poi saremo eh, nei tempi. Intanto abbiamo un altro video, se non sbaglio. Eh, <coughs> stiamo facendo impazzire la nostra regia questa mattina, ma la diretta presuppone anche questo. Ecco, Campo Tures ci invia questo video il nostro eh, amico eh, Nicola. Beh, ecco qua ci fa respirare, come dire, un po' di aria buona e pulita. Non grazie è il nostro Nicola che è no, appassionato Non è il nostro di... Nicola che è appassionato <ride> di montagna, potrebbe esserlo. Ecco, è stata grazie. una coincidenza. Una coincidenza. Quindi. Comunque, eh, chi non si appassionerebbe a queste immagini, a, a così tanta bellezza del nostro meraviglioso eh, creato? Allora, Paola, io direi di andare in pubblicità a questo punto, e, um, in attesa anche di uh, ricollegarci, vediamo se riusciamo uh, prima di chiudere uh, con questo nostro amico il. Dottor Giovanni Impagliazzo che ci parlerà di questa notte della solidarietà. Comunque abbiamo dato degli accenni a quella certo. che è insomma la uh, tematica. E um, sperando di poter ascoltare anche dalla sua voce alcune um, diciamo, caratteristiche di questo appuntamento che si terrà domani a Roma uh, per um, mappare e monitorare anche le tante situazioni di disagio che si vivono nelle strade, um, a causa um, e soprattutto. Uh, per le persone che um, purtroppo non hanno un'abitazione, per coloro i quali appunto vivono in sistemazioni di fortuna o nei dormitori, in strutture di accoglienza, ecco, questa Notte della Solidarietà vuole essere un uh, segno uh, per um, stare vicino e quindi anche riconoscere uh, le varie situazioni di necessità. Ecco, um, potete poi ovviamente ritrovare tutti i vari riferimenti anche digitando, googlando, come si dice in gergo, Notte della solidarietà di, uh, di Roma e uh, ritrovare tutte le informazioni. Allora andiamo in pubblicità e poi rientreremo con la rubrica di Don Francesco Armenti Diritto al Cuore. La famiglia che comprende l'importanza dell'inutile, del superfluo è la beatitudine della famiglia su cui ci siamo soffermati nella puntata di ieri e che oggi vogliamo ancora un attimo diciamo, approfondire, su cui vogliamo trattenerci anche in questa puntata. Ieri abbiamo compreso quando educare. All'essenzialità, a comprendere ciò che è utile veramente e ciò che è inutile, aiuta la famiglia a vivere e a lottare contro l'idolo, il Moloch del tornaconto della utilità nella nostra vita, in questa nostra società, e a, a rivivere, a riscoprire il valore della gratuità valore del saper perdere tempo per chi si ama. E se ricordate abbiamo citato una frase di Antoine de Saint-Exupéry del Piccolo Principe che dice appunto alla rosa dice "È il tempo che ho perso per la rosa che ha reso la rosa importante". E da ciò nasce la necessità di riscoprire la bellezza di perdere tempo per l'altro, di perdere tempo per, per i propri figli, per la propria moglie, per il proprio marito, per gli amici, per i parenti, per chi non conosco, perché è solo questo perdere tempo che fa riscoprire l'altro e che fa anche riscoprire me stesso, fa riscoprire la mia, il mio essere uomo, il mio essere donna, il mio essere persona dall'impronta dall del dono, io divento veramente me stesso quando mi dono, quando perdo tempo per gli altri. Vorrei leggervi una frase di Montaigne che è stata ripresa da una raccolta di saggi e che anche il nostro Cardinal Mendoza cita nel suo testo che ci sta accompagnando in questo periodo. Montaigne dice così, se mi si chiede perché l'amavo, non trovo parole capaci di esprimere alcun perché, dovrei limitarmi a rispondere per quello che era lui, per quello che ero io. che le famiglie non si riducono a gestire solo e semplicemente l'utile, ciò che mi porta vantaggio a gestire solo così una, uno stile di vita che ti porta ad accumulare, a guadagnare, a cercare, a cercare solo e semplicemente l'utile. È importante che le famiglie riscoprino la gratuità, il farsi dono, riscoprono la gioia di donare senza alcun interesse. E questa beatitudine che ridà senso, ridà luce, apre squarci di orizzonti nuovi all'incontro, alla relazione e all'amore nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Noi ci vediamo domani, pari più TV Dritto al cuore. Ciao! Queste le altre puntate firmate da Don Francesco Armenti con dritto al cuore le potrete ritrovare sul nostro canale YouTube Padre Pio TV insieme anche agli altri contributi di giornata, e le puntate integrali di Just Today. Purtroppo il nostro ospite non riuscirà a collegarsi in tempo utile per la nostra trasmissione, cercheremo di rimandare perché insomma è un'iniziativa molto interessante, magari sì. nelle, prossime, nelle prossime puntate così anche da riuscire a capire se ci saranno ecco, i primi riscontri di questa iniziativa molto interessante. La che notte della solidarietà, ecco, sì, magari. È la notte la della solidarietà. Prego, è un'iniziativa promossa dall'assessorato alle politiche sociali e alla salute di Roma Capitale con l'Istituto Nazionale di Statistica e prevede proprio lo studio della popolazione senza eh, dimora sul territorio comunale di Roma. Infatti proprio nel corso di una notte, domani, sarà effettuata una rilevazione con l'obiettivo di individuare e conteggiare alle persone senza tetto che vivono per strada, in sistemazione di fortuna, nei dormitori, nelle strutture di accoglienza. È un dato importante perché permetterà di riuscire a rispondere in modo preciso e più efficiente ai bisogni delle persone fragili ed emarginate. E queste sono le immagini della notte anno. della solidarietà dello scorso anno. Bene, allora, prima di chiudere andiamo per uh, l'ultima volta uh, da Nicola Morcavallo per le ultimissime notizie. Allora Uh, Nicola, a te la parola prima dei saluti finali. Sì, oggi per uh, tutta la puntata abbiamo seguito uh, minuto per minuto quella che è la situazione in Medio Oriente, con appunto l'attacco di Israele in Iran, ma non dimentichiamo anche la situazione dell'Ucraina. Uh, C'è una notizia importante: è stato abbattuto un bombardiere russo per la prima volta dall'inizio dell'invasione. L'Ucraina ha dichiarato che per la prima volta dall'invasione russa, leggiamo sull'Anza, le sue forze hanno... Ha battuto un bombardiere a lungo raggio utilizzato per lanciare missili cruise contro la città del paese martoriato dalla guerra. Per la prima volta unità missilistiche antiaeree dell'Aeronautica Militare, in collaborazione con l'intelligence della difesa dell'Ucraina, hanno distrutto un bombardiere strategico a lungo raggio, hanno annunciato i militari di Kiev in una nota. Ma Mosca smentisce. Il Ministro della Difesa russo ha affermato oggi che un suo bombardiere a lungo raggio è precipitato nella regione russa di Stavropol a causa di un tecnico ma se andiamo sull'ADN Cronos eh, c'è proprio un'ultimissima ora eh, che parla della morte di un membro dell'equipaggio del bombardiere russo strategico russo TU22 precipitato nella regione di eh, Stavropol lo ha detto il governatore regionale Vladimirov sul suo canale telegram sono state ricevute informazioni aggiornate sull'incidente con un aereo militare russo nel distretto appunto della regione sfortunatamente il terzo membro dell'equipaggio è morto esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici la ricerca del quarto pilota continua ha scritto il ministero della difesa russo ha parlato infine di un guasto tecnico dietro l'aereo precipitato mentre l'esercito ucraino come abbiamo letto dalla notizia dell'ANSA ne aveva rivendicato l'abbattimento e anche per oggi per quanto riguarda le notizie è tutto a voi Grazie, grazie Nicola. Domani mi ritroverete però dalla parte delle eh. notizie. <ride> Noi torneremo insieme lunedì con una nuova settimana con Paola Russo e Leonardo Fania di Just Today. Domani l'appuntamento con il collega eh, Tonio Gello. E adesso lasciamo lo spazio a Francesco Bosco, la rubrica Un Minuto con Padre Pio. Grazie a tutti, ci rivediamo domani. Benvenuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo. A questo indirizzo email che vedete in sovraimpressione, eh, in tanti ci scrivono, stiamo leggendo un po' tutte le vostre lettere, le vostre email. Eh, Francesco, Francesco ci ha scritto, eh, lui si definisce un uomo ordinario, che si trova però a vivere un'esperienza straordinaria. Un momento che eh, va a segnare particolarmente in modo profondo la sua vita e la sua fede. 23 settembre, 23 settembre del 2020, quando Francesco, al volante della sua Fiat Panda, si trova coinvolto in un terribile incidente stradale. Una macchina proveniente da destra non rispetta la precedenza e lo colpisce in pieno, colpisce la sua auto, facendola ribaltare più volte. Mentre L'auto si capovolgeva, Francesco, che è tanto devoto di Padre Pio, invoca l'intercessione di Padre Pio, di Maria Santissima. Nonostante la violenza dell'impatto, Francesco non prova paura, ma piuttosto un senso di pace interiore. Rimane intrappolato dentro l'abitacolo, l'arrivo della polizia, di un vigile del fuoco fuori servizio che si trova lì per caso, caso provvidenziale permette a Francesco di essere liberato e soccorso immediatamente. Ma la sorpresa più grande arriva quando Francesco scopre che delle medagliette della Madonna e delle immagini, immaginate di Padre Pio, eh, che erano sempre presenti nella sua auto, erano invece nel tascone laterale eh, dello, spo dello sportello, lato autista, eh, il punto esatto dove eh, si è ritrovata la sua testa nello schianto. Nonostante l'ortopedico del pronto soccorso esprimesse preoccupazione per i traumi subiti e la dinamica dell'incidente, Francesco si sente stranamente sereno, sicuro di stare bene. E anche noi possiamo immaginare quello che è passato. Questa straordinaria esperienza segnata dalla presenza di Padre Pio e della Madonna nella sua vita ha lasciato un'impronta indelebile nella vita di Francesco e possiamo immaginarlo, confermando così la sua fede, confermando così la sua fede e la sua convinzione della presenza ehm, di Maria e di Padre Pio nella presenza continua nella sua vita che lo accompagna continuamente, soprattutto in quel momento di estrema difficoltà.